dovrebbe essere collegato da New York il nostro amico Francesco Di Fante, esperto del linguaggio del corpo. Ci sei, Francesco? Di Fante, ci salvi. Buonasera Valeria, buonasera Paolo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono a Times Square in questo momento. Sì, si sente Francesco. Si sente, no? Sì. Si vede soprattutto. Si vede, vabbè, quello è ovvio, ma poteva essere un fotomontaggio, però l'audio è originale da Times Square. Hai sentito che scaletta ti sto facendo quest'oggi? Allora, io ti devo ringraziare Paolo, sì, perché tu ogni tanto, grazie alla tua scaletta, mi ricordi perché ascolto musica principalmente dal computer. Bene. Sai che non credo sia bello che tu faccia uno spot contro la nostra trasmissione, però va bene, a te concesso questo e altro, anche perché soprattutto oggi hai ragione. 19:44 e 45 tra 4 secondi, caro mio Francesco Di Fante, di cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo di come placare le acque, non di viverle, come dicevi te. Quello appartiene al discorso della barba bianca, dell'omino con la tunica, poi questa è un'altra puntata, un'altra neanche radio. Rompere, se non sbaglio, rompere le acque. Esatto, ma quella è un'altra ancora, un'altra puntata un po' più scientifica forse, sì, se vogliamo. Esatto. Vabbè, sempre no. Di acqua si parla, non credo a questo punto. Sì, no, è placare le acque nel senso calmare le acque, ovvero come comportarsi durante un litigio, oppure quando altre persone stanno litigando, come riportare la pace, o è ancora più interessante quando si è coinvolti in un litigio e si riconosce magari che si ha torto e si vuole in qualche modo rimediare, non solo a parole, quindi facilitare il processo di sbollizione della persona. Io che non sono per niente istintivo e che non litigo mai, non credo che ascolterò questa rubrica, però tu falla pure tranquillamente per tutti i nostri radioascoltatori. Io però ho una richiesta, che Paolo, hai detto che hai ancora un pezzo di DJ Ax, sì. Quindi ha qualcosa di cui scusarsi, sì, infatti. No, però a quel punto consiglio tutta scena, che almeno mi diverte anche me, uno dei pochi che ascolto, che è molto frizzante. Sto facendo la scaletta, da New York, non va bene per niente. Allora, ognuno fa il lavoro dell'altro, io vi parlerò di come calmare le acque. E io cosa faccio? Tu vai via. Va benissimo, faccio? Vado? No. Eseguo? Io spero che il satellite non dia problemi mentre parlo, ditemi se non sentite qualche parola. Ti sentiamo forte e chiaro, è come se fossimo lì con te. Fantastico, fantastico. No, allora, qualche consiglio per i nostri ascoltatori e anche per voi due, non si sa mai, insomma, che a parte quel sottile vetro che vi divide possiate litigare. Sottile lo dici tu? Sottile, no, vabbè. Cioè, è antiproiettile. Ma entriamo nel vivo del nostro argomento. Facciamolo. Esatto, esattamente. Allora, il primo consiglio per calmare una persona arrabbiata in nostra presenza, innanzitutto, è stare in contatto, contatto visivo. Quindi comunicare con gli occhi, guardarlo negli occhi, guardarlo, quindi non fare i vari o non guardare intorno, ma entrare in contatto visivo, che è il primo passo dell'ascolto, se vogliamo. Poi l'importante è mettere le proprie spalle all'altezza delle spalle altrui, quindi se la persona è più in basso, abbassarsi al suo livello. Ma scusa, se io che sono alto 1,92 li dico con pupo, che devo fare? Devo mettere in ginocchio per... Sì, no, potresti, diciamo, almeno flettere sulle ginocchia in modo da avvicinare la tua altezza alla tua. Ma per favore, una cosa poi lui brutta. Lo apprezzerebbe molto, non è si vero. Sentirebbe affatto irriso da questa cosa. Perché? No, è vero perché infatti è una cosa che capita a tutti, se ci fate caso, quando una persona è vicino a una persona in piedi, mette a disagio, no? Un non ben definito disagio. Quindi lei consiglia, dottor Di Fante, consiglia qualcosa tipo, ma sediamoci un attimo e parliamone, ecco. Esattamente, infatti una seduta spesso ci si dà da mo che ti ho picchiato a sangue, caro Di Fante, se mi dici litighiamo, mettiamoci seduti e beviamo una cosa e parliamo. No, ma ovviamente tutti i consigli che do, insomma, vanno messi insieme per ottimizzare al meglio l'effetto. Poi, ecco, insomma, da qui stare attenti è il paraverbale, in particolare il tono della voce, perché troppo spesso si ha un tono o troppo alto o troppo basso dell'interlocutore, quindi è più possibile fare pandan, quindi utilizzare lo stesso tono dell'interlocutore, proprio per far dire che c'è una connessione, che c'è un'identità, la persona viene riconosciuta come simile alla propria con il tono di voce e non viene considerata o un pericolo o qualcosa di diverso. Certo, se l'altro sta gridando non è proprio costruttivo, cioè partiamo dal presupposto che l'altro stia tentando comunque anch'esso una conciliazione. Sì, è chiaro, altrimenti se sta urlando si ha un tono di voce medio, non troppo basso altrimenti non ci sente, non troppo alto altrimenti c'è un escalation, come si chiama appunto, dell'urlo, se vogliamo.
Un'altra cosa importante è anche l'uso delle parole. Per esempio, utilizzare parole negative non è costruttivo durante una litigata o quando si cerca di calmare una persona. Quindi, invece di dire non, stai tranquillo, non c'è problema, invece di utilizzare la parola problema, si può dire stai tranquillo, va tutto bene. Ti perché spacco in due. Cervello, no, perché il nostro cervello registra soprattutto i sostantivi. Questo è PNL, vero, dottor Di Fabio? È PNL, esattamente. Beh, certo, il linguaggio del corpo prende tra una delle tante discipline da cui attinge, c'è anche la PNL, la programmazione neurolinguistica, e l'uso delle parole positive, dei sostantivi positivi, è sicuramente di aiuto per calmare una persona di fronte a noi. Lo sapeva la carabiotta, lo sapeva, visto che ha accennato la PNL. No? Lo sapeva, ebbene sì. Sapevatelo, no, già lo sapeva, già lo sapeva. Un'altra cosa è un altro grande classico, l'uso delle braccia, quindi tenere il più possibile le braccia aperte. Per non quello, ti stacco le braccia e te c'è meno? No, quello è un altro, quello è un'altra soluzione al problema, ma non è quella consigliabile. Definitiva, credo. Esatto. No, allora, se possibile, ecco, teniamo le braccia aperte, non chiudiamo il nostro tronco in qualche modo per dimostrare disponibilità e orientiamo sia la testa che il tronco verso la persona da calmare, quindi sempre in un'ottica di ascolto e di disponibilità soprattutto verso l'altro. Poi, se possibile, mettiamo anche le mani con i palmi in vista e quindi è un segno di essere disarmati, insomma di venire in pace in qualche modo, mostrare i palmi è un modo positivo di mostrarsi all'altro. E poi alla fine, come tanto piace il pollino, se possibile toccare l'interruttore, ma senza violenza, toccarlo per instaurare un contatto fisico, quindi per rompere una distanza psicologica e fargli sentire che siamo presenti, vicini a lui, anche col nostro fisico. Toccarlo, sì, se possibile, la testa delle spalle. Sì, però se io sto litigando con una persona e la tocco all'altezza delle spalle, prendo tanti di quei ceffoni, caro Di Fante, che non li posso neanche raccontare. Ma infatti è l'ultimo consiglio che ho dato, ma vanno seguiti anche, diciamo, in sequenza, se vogliamo. Quindi ci avviciniamo, se vogliamo, con un tono di voce pacato, ci mettiamo alla stessa altezza delle spalle, usiamo parole positive, guardiamo, rientriamo il nostro corpo e poi cerchiamo di instaurare un contatto fisico per cercare sia di calmarlo che di farci sentire presenti e in qualche modo consapevoli del problema, vicini a lui. Ma ci sono delle tipologie di litigata a cui bisogna attenere, per i quali bisogna tenersi ai tuoi consigli, cioè litigata con il partner amoroso o piuttosto che con un collega oppure con una persona per strada? Perché secondo me, se io litigo con il mio partner pure, però se litigo con una persona per strada e faccio tutto questo, mi abbasso la sua altezza, metto la mano sulle spalle, cerco parole amorevoli, a quest'ora sono già in ospedale, caro Di Fante. No, beh, in realtà, a parte bisognerebbe evitare il litigio in ogni occasione. Questo sicuro. Però, al di là di quello, ecco, diciamo che questi sono consigli per, andare a un livello empatico con la persona. Quindi questi consigli sono validi in tutte le situazioni. Quindi sia col partner che con il litigio per strada, sperando che non ce ne siano mai, per carità. Però va detta una cosa interessante, questo che hai chiesto, perché sì, c'è una differenza, ovvero se noi siamo la causa del litigio e non è un'altra persona, questo mi interessa. Altre accortezze che si possono aggiungere, per esempio se siamo noi responsabili diretti della furia della persona, è utile utilizzare alcuni atteggiamenti di passività per far capire che in qualche modo si sta chiedendo scusa o che si è riconosciuto il proprio torto. Quindi in qualche modo il contatto visivo a volte può essere abbassato per non sembrare troppo aggressivi, per appunto essere passivi, incurvare leggermente le spalle, farsi più piccoli fisicamente per appunto dimostrare la propria sottomissione. E se ci sono ostacoli, una scrivania, una sedia, qualcosa, un vetro come nel vostro caso, cercare di eliminare questa barriera per mostrare la propria empatia e avvicinarsi fisicamente all'interlocutore. Questo sono convinto che sia tutto quanto che segua una procedura giusta e lineare. Dottor Di Fante, stavolta sì. Dottor Di Fante, i nostri ascoltatori, che insomma sono presenti e attenti, ci chiedono, anzi le chiedono qualcosa. Ci scrive il disperso e dice: buonasera, sento disputare di PNL, chiedete per favore al dottorino cosa ne pensi del biosimpati. Ne sapete l'esistenza? Io obiettivamente no, non ne conosco l'esistenza. Lontanissimi da questa cosa. Ma non lo so, devo Ma secondo me, Francesco, PNL è una disciplina in divenire, quindi credo che sia anche un qualcosa che è stato, diciamo, costruito da poco, questo biosimpati.
simpatico. Posso provare, esatto. Guarda, mi informerò. Mi no, posso provare a dire la mia. Secondo me, Biosimpati, tu lo conosci con altro nome. Nel senso la ecoposturale, l'irro. Ad esempio. No, no, sono serio adesso. Sicuramente, a parte il divenire, ma c'è proprio un'altra nomenclatura. Sì, potrebbe essere anche quello. Simpati comunque, esatto. Richiama un discorso empatico, insomma, diciamo che ce lo lasciamo come compiti per casa, dai, quindi dai, comunque diciamo piace. Al nostro amico disperso che il dottorino Di Fanta è con noi comunque ogni lunedì e ogni mercoledì, quindi... Rilanciamo, mercoledì il tema sarà proprio il mirroring, l'eco posturale, e vediamo anche questa visita. Per dire che siamo in contatto con il nostro pubblico, che facciamo le domande. Grazie Francesco, non ti sentiamo più da New York, è lontanissimo, ci sentiamo mercoledì. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Rimani Roxop.